Spiegato da Dario Vergassi. Dobbiamo dire intervista all'autore, non intervista, mette in scena l'autore Vergassi, che è, questo lo possiamo anticipare, un autore defunto. Tutti gli autori sono defunti. Detto questo, salutiamo, ci vediamo a Ventimiglia, state allegri con un'altra serie. Sotto il cappello ho anche i capelli. Grazie, penso che i motivi per venire ce ne siano stati abbastanza, ok? Va bene, grazie a colui che mi ha iniziato al teatro, potevo essere un ottimo insegnante di latino, comunque grazie, ti sarò grato per il resto del mio vita. Sì. Allora, io figlio con latino. Grazie. Dunque, stasera abbiamo pensato, voi così che ci siete stati molto vicini, di farvi un regalo. E abbiamo portato due personaggi molto apprezzati sui canali televisivi, in particolare da Zelig, ma che sono stati la rivelazione al Festival di Sanremo. Semplicemente Marta e Gianluca. Un po' il sex symbol di Gianluca Gianluca. Noi siamo uscito dal vivo perché siamo più economici. Lo speed day. L'entusiasmo alle stelle. Hai tutto detto? Prego, sì. Ciao. Ciao. Piacere. Piacere. Come ti chiami? Ciao. Ciao. Piacere. Piacere. Come ti chiami? Carina. E di cognome? Di brutto. Tu? Yuri. Yuri? Yuri de tutto l'anno. Senti, di dove sei? Sì, io sono di Losanna. Di Losanna sono, sì. Sai dov'è, no? Sì, nell'Alto dei Ceci. Sì. Ma è... qualcosa che innesca. Non vorrei forse mio pacemaker, sì. Ma... no, aspetta. Basta. Ma perché entro in questa dimensione? Sì. Non si capisce, forse sta esplodendo. Non lo dire. No, è che crea un'area funebre che sì. Fa niente, sì, facciamo finta di niente. Losanna, sì, io sono dei cieli. Sì. Ah, tu sei... ah no, tu dici... Abrogata. Okay, perfetto, che dire di me? Che cazzo ne sono mai allora, io soffro di meteoropatia, cioè? Penso... ma guarda, se c'è il sole sorrido sempre, come oggi, se no no. Io invece soffro di meteorismo. Cioè? Se tira il vento ti faccio piangere. È molto bella, sembra rifatta di porcellana, come una bambolina. Da, anche tu sembri fatta di porcellana. Grazie. Come un cesso. Ciao, grazie. Ciao, ciao. 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 Piacere. Piacere, Marina di Ravenna. Golfo di Taranto. Perfetto, ciao. Ciao, senti, sì. Golfo. Sì. Io sono una grande appassionata d'arte. Anch'io. Ma dai, sì. Io dipingo, Io dipongo. Dai, a parte gli scherzi, sì, no, dai, sì, Golfo. Sì. Cosa fai nella vita di lavoro, dico? No, guarda, a parte gli scherzi, lavoro con un'azienda farmaceutica. Ah, caspita. E testo dei medicinali sul mio corpo dall'età di 18 anni. Ma però, è un lavoro rischioso, sì, però sì, sì, sì. Ti trovi in forma, Quanti anni hai adesso? 19. Vado. Se vuoi mi trovi in Facebook, sono Provocazione M. Se vuoi mi trovi in farmacia, sono Preparazione H. Perfetto, ciao, ciao. Ciao, Olivia di Ascoli. Cappero di Pantelleria. Ciao. Ciao. Sei carino, Cappi. Ma così mi stuzzichi, stuzzichina. Ma se tu mi provochi, provocone. Ma tu mi turbi, turbi. Ah, e se tu mi invogli in voltino. Ma così mi ignori, mignottino. No, scusa, scusa. Ma scusami, ti sembra il caso? Ciao. 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 Io mi chiamo Marianna, sì. Mia mamma mi voleva chiamare Maria, sì. Mio papà mi voleva chiamare Anna, mi hanno chiamato Marianna. Ma
Sai che i miei erano un po' indecisi sul nome? Ah dai, sì? Litigavano spesso. Ma dai, sì. Come ti hanno chiamato? Vaffanstato. Dove sei? Io di Cento. Cento. Ah, Bologna. Sei sì. Tu? Ma no, molto meno, Trento. Ma io faccio un lavoro particolare. Cioè? Sai, porto a spasso i cani, sono una dog sitter. Io caccio la maiala, sono Pig Hunter. Ah, Pig Hunter. Non l'ho mai sentito. Vabbè, un lavoro nuovo. Senti. Sì. Baffi. Dimmi. Posso invitarti a uscire? Volentieri. Esci. Ciao, grazie. Sì, grazie. Ciao. No, tu sei? Chi, io? Sì. Ciao, Gianluca, piacere. Gianluca? Sì, sì. Sento di conoscerti. Senti di conoscermi? In una vita precedente? In una vita precedente? Oh. Ma tu sei un balcone. Sì, aspetta. Io ero una coccinella. Sì. E tu un filo d'erba. È una bellissima immagine. No, 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 aspetta. No. Io ero l'erba. E io la spacciavo. No, aspetta. Per aiutarti. Eravamo degli indiani. Eravamo? Io ero petalo blu. E io seta ultra. No. Ah, non mi ricordo più. Mi sono confusa le vite. Non so. Sei confusa? Non mi ricordo più in che vita eravamo adesso. Questa. Che animaletti. Questa fa una foto perché mia madre mi dice perché non ti sposi. Ma guarda cosa ti dico. Però, ciao! Certo. Rosa di maggio. Pesce d'aprile. È molto bella Rosa, potresti essere quasi una velina o la fidanzata di un calciatore. Sì, davvero? Sì, veramente, mi trovo molto carina. Grazie. In effetti adesso che Cristiano Ronaldo si è lasciato, sì? Ci sarebbe molto una carina. Dicono che assomiglio. La gente ride. In che cosa, scusa? In cosa assomiglio a Cristiano Ronaldo? Beh, quando sono a casa in boxer stravaccato sul divano. Perché? Per il tocco di palla. Secondo me quello che diceva forte era Messi, lo riconosco. Ciao. Ciao, 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 piacerissimo, ciao. Ciao, Fatima. Giugori, ciao. Ciao. Senti. Sì, grazie. Sai che io lavoro in un asilo nido. Ma dai, invece io sono... A fare un ciccicocco, tre, ci mette su un comodo, facciamo l'amore con la figlia di tutta lei. Sì, 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 la ricordo il titolo questa. No, io ti dicevo, sono di Milano. No, bandierino, sta già sulle palle. Sì. Sì, 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 no, ti stavo dicendo, io sono di Milano e che posso... Il primo è giusto! Ci sono due coccodrilli e un orangotango, due piccoli serpenti, un alpinare ale. Un alpinare ale. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Ciao, ciao, piacerissimo. Ciao. Che è? Tre. Sì. Due. Sì. Uno. Chi è l'uomo qui? Chi è l'uomo qui? Che ne so io? Ciao. Ciao. Ehi, sto a posto? Dove mi fai piacere? Vuoi dell'acqua? Va bene. Poi mi vado, Cioè, non dovevo venire, guarda! Ma io fuori, se vuoi...
per così poco, piangere. Io ho appena finito la storia di 5 anni, figurati.